Facendo vivere la zona sicuramente sarà anche più facile controllare il quartiere, controllare la piazza e controllare tutto quello che di sbagliato ci viene fatto. Un albero di Natale per Campo di Marte, un addobbo che darà così luce al quartiere, ma soprattutto gli restituirà la giusta atmosfera. Quest'anno è un Natale che ce lo ricorderemo per sempre, perché è un Natale veramente difficile che viene da mesi veramente difficili. Come manutenzione e come amministrazione comunale abbiamo deciso di portare avanti l'accensione degli addobbi natalizi per dare anche un senso di calore ai nostri concittadini, compresa anche Campo di Marte, appunto. L'amministrazione comunale di Arezzo, infatti, per la prima volta ha voluto addobbare questo angolo della città, sempre troppo spesso teatro di episodi di microcriminalità e degrado. Per noi è un evento importante, è un simbolo e deve essere un primo passo perché venga presa in seria considerazione la drammatica situazione del quartiere. È importante perché l'abbiamo chiesto a gran voce, è chiaro, deve rappresentare un primo passo. Il dato importante è che oggi con l'assessore Casa abbiamo un interlocutore con cui poter dialogare, poter parlare, siamo a disposizione per qualsiasi cosa, qualsiasi consulenza o tavolo di concerto. È chiaro, l'albero è importante perché deve rappresentare un primo passo. Poi è chiaro, ci sono altre cose da fare, per noi la chiusura, l'illuminazione, però da qualche parte bisogna iniziare, questo mi sembra un buon inizio. Ecco. Qual è l'augurio che vi fate per questa zona della città? Speriamo che sia il piccolo grande passo, ringraziando l'assessore Casi, che la sicurezza venga presa veramente in seria considerazione, con magari anche con postazione fissa di polizia municipale, e che il quartiere possa rivivere e ritornare allo splendore di una volta. L'albero andrà così ad affiancare gli altri addobbi sistemati dall'assessorato alla manutenzione. Verrà continuato il programma che era già stato portato avanti negli anni precedenti ed appunto saranno addobbate le rotatorie dell'ospedale, la rotatoria dello stadio, la rotatoria dell'S Lunga, piazza Guido Monaco che è bellissimo, e sarà acceso anche il platano al Duomo e la quercia al comune.